entrerà in vigore a partire dal 15 ottobre e riguarderà oltre 23 milioni di lavoratori, tra questi anche colf, badanti, tassisti e professionisti. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri all'unanimità, nonostante le resistenze della Lega, il decreto che estende l'obbligo del Green Pass a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. Dure le sanzioni, chi non avrà la certificazione verde rischia fino a 1.500 euro di multa e la sospensione dal lavoro senza stipendio a partire dal quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass per i dipendenti pubblici, immediatamente per quelli privati. Sospensione che decadrà solo quando il lavoratore sarà in regola. Per i trasgressori non ci saranno comunque conseguenze disciplinari né tantomeno licenziamenti. I datori di lavoro avranno l'obbligo di controllare, questo avverrà, ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, anche attraverso i sistemi di timbratura e i tornelli posti all'ingresso. Per chi non lo farà, previste ammende da 400 a 1000 euro. Il Green Pass si può ottenere avendo ricevuto almeno la prima dose di vaccino oppure effettuando un tampone, ovviamente con esito negativo. La validità dei test molecolari è stata estesa a 72 ore, dunque chi ancora non vuole o non può vaccinarsi, ogni tre giorni dovrà presentare una nuova e aggiornata documentazione. Per i test antigenici la durata resta invece di 48 ore. Tutti i tamponi, visto l'obbligo del Green Pass, avranno un prezzo calmierato, 8 euro per i minorenni, 15 per gli adulti, mentre sarà gratis per tutte quelle persone che per ragioni di salute non possono vaccinarsi.